Buongiorno e bentrovati sul canale di areacentese.com. Ci troviamo in piazza del Guercino, a pochi passi dalla statua del celebre pittore, dove oggi inaugura Pizza da Portè, una nuova pizzeria che si pone l'obiettivo di ravvivare il centro storico di Cento con tante buone pizze. Vediamo. Vorremmo cercare di ricreare un po' il passeggio, soprattutto riportare in piazza i giovani che adesso sono un po' sparsi in giro per il paese, e si sono create delle belle collaborazioni, insomma, anche con gli altri locali della piazza, quindi abbiamo visto nei primi giorni abbastanza movimento. E l'intento è un po' questo: ci piace la pizza e quindi abbiamo unito le due cose. Diciamo che la pizza è il piatto preferito. È il piatto più venduto al mondo, quindi insomma, mediamente piace a tutti. Esatto. Poi avete già fatto un piccolo preambolo durante la fiera. Sì. Da lì ti sei resa conto? Sì, abbiamo aperto perché eravamo pronti, scivolata il primo giorno della fiera di Cento. È stato molto bello perché c'era tanta gente in giro per via della fiera, ma ovviamente insomma, tanti curiosi che si sono fermati, che hanno assaggiato, e abbiamo visto tanta gente tornare tutte le sere a mangiare la nostra pizza, quindi questa è una cosa che ci fa piacere. Come orari? Allora, gli orari sono un po' in via di definizione, però di solito, insomma, normalmente, esatto, dovremmo tenere aperto tutti i giorni a pranzo dal lunedì al venerdì, soprattutto per gli uffici, per i negozi, per le persone che lavorano in centro, in pausa pranzo, e poi riaprire per la merenda e la cena. Quindi la merenda dei bambini, faremo un menù dedicato proprio per l'uscita delle scuole, quindi le 4:30-5 classicamente, e poi la sera per la vendita sia da passeggio che da asporto. Per l'asporto ci stiamo organizzando anche per le consegne a domicilio, ancora non sono attive, però stiamo cercando anche qui di trovare delle collaborazioni per riuscire a fare le consegne. E adesso parliamo delle tipologie di pizze. Allora, le tipologie di pizze, noi facciamo la pizza in teglia, quindi la classica pizza al trancio, e farciture di tutti i tipi, anche su richiesta, se qualcuno ha delle richieste particolari. Faremo anche prossimamente, molto, molto vicino, la pizza al tegamino, che venderemo sia proprio intera, la classica pizza al tegamino, oppure faremo delle focacce farcite, venderemo il quarto, diciamo, tipo panino, ecco, però con la pasta della pizza che la rende un pochino più appetitosa. Arriverà a breve anche la pizza senza glutine, questa la faremo solo su richiesta, sono prodotti che noi prendiamo preparati e finiamo di preparare, di cuocere qua, questi del senza glutine, e quindi lo faremo solo su richiesta, però insomma ce l'abbiamo per cercare di ampliare anche un pochino la nostra offerta. Ecco. Direi che gli ingredienti ci sono tutti per avere un discreto successo, un buon successo in Piazza del Guercino, che ha bisogno di essere ravvivata. Esatto. Questo credo che sia uno dei Speriamo. Vostri obiettivi. Sì, è uno dei nostri obiettivi principali. Pronti? Vai. Solitamente c'è Bene, siamo molto contenti di essere qui oggi con l'assessore Taddia per l'inaugurazione di Pizza a Portè, e
questa nuova attività del nostro centro storico. Abbiamo ringraziato Francesca e Michele per aver deciso di investire nella nostra città. Oggi ci vuole coraggio, Francesca e Michele, le loro famiglie, insomma i loro amici lo hanno dimostrato, e direi che anche dalla bellissima partecipazione questo momento era molto atteso. Noi andiamo nella stessa direzione di Francesca e Michele, come hanno detto prima, di investire nella nostra città, in particolare nel nostro centro storico, con un occhio in particolare ai giovani, e quindi è molto bello che pubblico e privato vadano nella stessa direzione. Noi dobbiamo essere grati a chi continua ad investire nella nostra città, e saremo al loro fianco in tutto quello che possiamo fare. Sì, credo che gratitudine sia la parola giusta, perché alla fine noi investiamo tanto in eventi, investiamo per cercare di posizionare e rilanciare il centro storico con tutte le attività che facciamo, ma ovviamente poi spetta ai privati fare l'ultimo passo, no? Buttare il cuore oltre l'ostacolo, investire, credere in questa città. Prima, parlandone, abbiamo detto una parola che è brutta, ma in questo contesto è positiva, che è contagio. Quindi speriamo che questo che sta succedendo oggi qui in centro, che qualcuno ha avuto il coraggio, la voglia di aprire un'attività che sicuramente mancava, al quale auguriamo un grandissimo successo, del quale sicuramente io e il sindaco saremo grandi clienti, possa avere un effetto contagio su tutto il centro storico, perché anche altri che stanno lavorando, stanno pensando, stanno progettando, stanno immaginando di venire qui, vedendo questa apertura, questa festa, questa piazza piena, abbiano voglia di fare l'ultimo passo e arrivare, insomma, a riempire la nostra città di cose buone e di cose belle.